La messa della domenica è quella dei documenti del Concilio Vaticano II. No. Il Concilio si atteneva ancora al latino come lingua normale liturgica e non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Come detto, Giovanni XXIII ha comunicato questa sua intenzione pro-protestante, ma non filo-protestante, soprattutto attraverso la data che ha scelto per l'annuncio. Allora, che giorno ha scelto Giovanni XXIII per l'annuncio del Concilio? Ha scelto il 25 gennaio. Qual è il significato religioso di questo giorno? È il giorno della conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ossia dell'unità tra protestanti e cattolici, ma anche, si presume, dei protestanti tra di loro. Pertanto, anche dalla scelta di questa data, si può ricavare che per Giovanni XXIII uno degli scopi del Concilio fosse quello dell'avvicinamento tra le chiese protestanti e la Chiesa cattolica. Resta da indagare il verso di questo avvicinamento. Se i cattolici verso i protestanti, oppure viceversa. Giovanni XXIII sembra non intendesse svendere il cattolicesimo per far piacere ai protestanti. Infatti, il 25 dicembre 1961, quasi 3 anni dopo il precedente annuncio del Concilio, nella Costituzione Apostolica Humanae Salutis, per l'indizione ufficiale, quello di prima era un semplice annuncio, una dichiarazione di intenti, questo invece è il documento che dà inizio, che obbliga l'esecuzione del Concilio Vaticano II. In questo documento Giovanni XXIII continua a definire le chiese protestanti come i separati da questa sede apostolica e anche come i cristiani che dissentono dalla Chiesa cattolica. E indica a questi che, grazie ai futuri lavori conciliari, avrebbero potuto trovare meno difficoltoso rientrare nella Chiesa cattolica. Non che la Chiesa cattolica si sarebbe avvicinata alle loro posizioni. Vediamo. Punto numero 8. Il punto numero 8 è quello specifico rivolto alle chiese protestanti. Infatti è il punto in cui tratta che sia instaurata tra tutti i cristiani quell'unità visibile. Quindi è il punto pro-protestantesimo, ma più esattamente pro-unità tra tutti i cristiani. Andando più sotto, è pienamente consentaneo, ossia appropriato, che il Concilio che sarà celebrato illustri più chiaramente quei punti della dottrina e presenti quegli esempi di fraterna carità dai quali, se rispettati, i cristiani separati da questa sede apostolica, le chiese protestanti, saranno spinti più vivamente a tale unità e quasi si aprirà ad essi la strada per raggiungerla. Quindi sta indicando un moto dalle chiese protestanti verso la Chiesa cattolica. Più sotto.
Punto 22. Finalmente chiediamo vivamente a tutti i cristiani che dissentono dalla Chiesa Cattolica, le chiese protestanti, di supplicare Dio perché il concilio tornerà anche al loro vantaggio. Questo era l'auspicio di Giovanni XXIII verso i protestanti. Infine, il punto successivo. 23. E fa un richiamo biblico agli Atti degli Apostoli. Oh, se si ripetesse nella famiglia cristiana, protestanti e cattolici, di questi giorni, cioè del tempo presente, quello che sappiamo essere avvenuto a Gerusalemme tra gli apostoli dopo l'ascensione di Cristo al cielo, quando tutta la Chiesa, quella degli apostoli e anche dei discepoli, nata da poco, in assoluta concordia di animi, si unì a Pietro, il primo papa, pastore degli agnelli e delle pecore, e pregò con lui, cioè la Chiesa nata da poco pregò con lui e per lui, per il Papa. Ancora più sotto, questa è la fine del punto 23, preghiera finale. Rinnova in questa nostra epoca i tuoi prodigi, quindi preghiera a Dio, quasi come una nuova Pentecoste. Appunto, quello che ha descritto prima, era l'episodio della Pentecoste descritto negli Atti degli Apostoli. E concedi alla Santa Chiesa che, perseverando concordemente e assiduamente con Maria, la Madre di Gesù, e guidata da San Pietro, appunto come nella Pentecoste, estende il regno del Divin Salvatore, regno di verità e di giustizia, regno di amore e di pace. Amen. Ancora 10 mesi dopo, Giovanni XXIII ribadisce questa direzione pro-protestante e col verso dell'avvicinamento dei protestanti ai cattolici nel discorso per la solenne apertura del concilio Gaudet Mater Ecclesia, che oltre alla conversione dei protestanti auspicava anche la formazione di una non meglio specificata unità con quelle altre religioni che rispettano la Chiesa Cattolica. Solenne apertura del Concilio Ecumenico. Questo è il primo giorno del Concilio. Titolo del punto successivo. Promuovere l'unità nella famiglia cristiana, ossia Chiesa Cattolica, Chiese Protestanti e Chiese Greco-Ortodosse, perché non ci sono solo i protestanti. Però allora, a quel tempo, le Chiese Ortodosse erano soggiogate dall'Unione Sovietica. E umana, e qui intende le altre religioni. Vediamo in che modo intende promuovere questa unità. Punto 8.1. Questa sollecitudine della Chiesa Cattolica nel promuovere e tutelare la verità, quindi Giovanni XXIII continua ad associare la verità alla Chiesa Cattolica, deriva dal fatto che secondo il piano di Dio, citazione biblica, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità, chiuse virgolette, senza l'aiuto dell'intera dottrina rivelata, quindi associa sempre la Chiesa Cattolica alla dottrina rivelata da Dio alla Chiesa Cattolica, solo a questa Chiesa Cattolica,
gli uomini non possono pervenire ad una assoluta e saldissima unità degli animi, cui sono collegate la vera pace e l'eterna salvezza. La vera pace sulla terra e l'eterna salvezza dopo la morte. Vediamo i problemi tra quei tre soggetti e come intende raggiungere l'unità. Questo è l'8.2, descrizione del momento presente. Purtroppo tutta la comunità dei cristiani, cattolici, protestanti e greco-ortodossi, non ha ancora pienamente e perfettamente raggiunto questa visibile unità nella verità. Verità che è associata alla Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ritiene suo dovere adoperarsi attivamente perché si compia il grande mistero di quell'unità, comprese le altre religioni. Vediamo come intende raggiungerla. Questa stessa unità che Cristo impetrò per la sua Chiesa sembra quasi rifulgere di un triplice raggio di luce. Ossia, questa è la sua interpretazione delle tre direzioni da intraprendere. Primo, l'unità dei cattolici tra di loro, che deve essere mantenuta fermissima e brillare come esempio per tutti gli altri. Poi, l'unità che consiste nelle pie preghiere e nelle ardenti speranze con cui i cristiani separati da questa sede apostolica, quindi sta parlando sia dei protestanti sia delle chiese greco-ortodosse, aspirano loro ad essere uniti con noi. Infine, le altre religioni. L'unità basata sulla stima e il rispetto verso la Chiesa Cattolica che nutrono coloro che seguono le diverse forme di religione non ancora cristiane. Dunque si può ricavare che Giovanni XXIII pensava che, dopo il concilio, i protestanti, attraverso una riproposizione del cattolicesimo con parole nuove ed eventualmente qualche correzione degli insegnamenti secondari, si avvicinassero alla Chiesa Cattolica. Ma Giovanni XXIII è morto dopo una sessione dei lavori, anche se lui aveva lavorato perché fosse l'unica, o comunque quasi definitiva. E nel frattempo aveva già dato dimostrazione di ripensamenti sulle proprie posizioni cattoliche secondo la tradizione, rimangiandosi addirittura una propria costituzione apostolica, la Veterum Sapientia, sulla obbligatorietà del latino in ogni ambito, liturgia compresa. Il subentro di Paolo VI. Dopo Giovanni XXIII, il successore Paolo VI e una minoranza ben organizzata di vescovi filoprotestanti, tra cui molti del nord Europa, decisero di non attendersi la conversione dei protestanti al cattolicesimo, ma anzi, al contrario, di favorire questo avvicinamento dei protestanti alla Chiesa Cattolica introducendo alcuni cambiamenti nella Chiesa in senso protestante. È stato il passaggio del concilio dal pro-protestantesimo al filo-protestantesimo. E indagatore, qua c'è il prossimo video.